aggiornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: è un inizio settembre triste e mesto quello di Vanessa Incontrada. Un brutto colpo per la nota presentatrice e showgirl e per la sua famiglia. È finita. Purtroppo ha il tono dell'irrimediabile l'ultimo annuncio di Vanessa Incontrada. Gossip, rumors e indiscrezioni si rincorrevano da tempo, ma ora è la diretta interessata a confermare tutto. La fine della favola d'amore di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini. Purtroppo Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini si sono lasciati. Dopo 15 anni di amore travolgente e un figlio adolescente, Isal, la coppia si è detta addio. Come accennato, la notizia era nell'aria già da tempo, ma solo ora ne abbiamo la conferma ufficiale. È stata la stessa conduttrice ed attrice in una serie di dichiarazioni raccolte e riportate sull'ultimo numero di più ad ammettere che un capitolo importante della sua vita sentimentale si è chiuso. «Sono in un momento riflessivo della mia vita», ha spiegato il volto di Zelig e di tanti altri programmi di successo. «Posso dire questo e la riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato e che cosa voglio dal mio futuro». A tal proposito, la nostra chiarisce di non aver chiuso il cuore a nuove storie e nuovi progetti con un'altra dolce metà. «Un mio grande desiderio sarebbe quello di avere un altro figlio ed una nuova passione». La relazione con Laurini, per la cronaca, era stata molto chiacchierata perché lui era il marito della sorella dell'allora fidanzato dell'attrice. Vanessa Incontrada è stata pesantemente criticata e bollata come una sfasciafamiglie. Poi, col tempo, tutto si è appianato e anche i rapporti con i rispettivi ex si sono rasserenati. Ma la pandemia di Covid-19, dicono fonti ben informate, e la convivenza forzata durante i lockdown hanno esasperato tensioni e incomprensioni, forse latenti da tempo. È un momento difficile, si era lasciata sfuggire la Incontrada in quel periodo. Poi la situazione è via via precipitata, fino all'attuale esito. Ma la conduttrice ed attrice, solare e ottimista per sua natura, non si butta giù. Presto tornerà su Canale 5 nei panni di Fosca Innocenti, e continua a tener testa agli hater che la attaccano a cadenza giornaliera per il suo aspetto fisico. La consapevolezza e la sicurezza di sé faticosamente conquistate in questi anni le hanno insegnato a fregarsene dei giudizi e pregiudizi altrui. «Sono e sarò sempre una guerriera, questo è certo», ammette, e chi la conosce bene sa che dice sul serio. Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.